Assessore Masci, oggi primo incontro del laboratorio sull'associazionismo comunale, una risposta massiccia dei comuni della provincia di Pescara. Sì, mi fa molto piacere perché evidentemente c'è grande interesse per questa materia. Oramai il decreto legge 95 del 2012 ha previsto che i comuni fino a 5.000 abitanti entro il 1 gennaio 2013 debbano esercitare tre funzioni fondamentali in forma associata e entro il 1 gennaio 2014 tutte le funzioni fondamentali in forma associata. Quindi noi dobbiamo velocemente dare ai comuni tutti gli strumenti per fare in modo che possano associarsi velocemente. Abbiamo già stabilito gli 8 ambiti territoriali come regione e ovviamente gli ambiti sono stati determinati sulla base di un'omogeneità economica e sociale e adesso c'è soltanto da lavorare per arrivare alle soluzioni finali. Noi accompagneremo i comuni e abbiamo detto loro che non li abbandoneremo, li appoggeremo, li sosterremo in questo processo che sicuramente porterà vantaggi ai cittadini sia in termini di qualità del servizio che in termini di riduzione di spesa. E domani il secondo appuntamento a Teramo in provincia? Sì, oggi a Pescara, domani a Teramo, poi proseguiremo con Chieti e L'Aquila perché è importante essere presenti su tutti i territori, noi vogliamo esserci per fare in modo che i comuni sappiano chiaramente che la regione li assiste in tutto e per tutto per fare in modo che tutto vada nella maniera migliore.